I comuni montani del Mugello tornano a chiedere le compensazioni per l'alta velocità, in tutto 31 milioni di euro che vorrebbero investire sulla Faentina. Ecco cosa risponde la Regione. Abbiamo ripetuto molte volte anche al governo, l'osservazione da fare è quella che questi finanziamenti dovevano essere previsti nelle finanziarie del 97 e del 98, se non vado errato, momenti in cui ovviamente le casse pubbliche erano molto più capienti di adesso. Questi finanziamenti non sono stati mai messi a disposizione. Esistono successivamente atti anche, se non vado allora, della comunità, se non vado errato, dell'allora comunità montana, che prevedeva la possibilità di scambiare questo intervento per l'elettrificazione con il rinnovo di tutto il parco rotabile, cosa che è avvenuta quasi totalmente. Quindi direi che noi possiamo sicuramente continuare a supportare la richiesta che viene dal Mugello, ma sapendo che ciò che non è avvenuto nei momenti in cui doveva avvenire, perché questo era previsto dal protocollo, e quando le disponibilità economiche erano molto superiori ad oggi, mi sembra che sia veramente complicato che possa essere recuperato oggi. Però proviamoci, continuiamo a tenere accesa questa richiesta.